Benvenuti sullo strano canale. Kaufman è una piccola cittadina del Texas dove cominciano a succedere cose tremende. Qualcuno ha preso di mira chiunque lavori per l'ufficio del procuratore distrettuale. Eccoci nella contea di Kaufman, vicino a Dallas, in Texas. La classica piccola contea rurale, scarsamente popolata, che in auto si attraversa in un battito di ciglia e della quale ci si scorda altrettanto velocemente. Ma non questa volta. Siamo obbligati a fermarci qui per i prossimi minuti e a scoprire cosa è successo nel 2013. Il primo protagonista è Mark Hussey, un noto procuratore che ha seguito molte cause nell'area di Dallas. In America un procuratore distrettuale opera per il governo e persegue o difende le cause giudiziarie per suo conto. È parte integrante del Dipartimento di Giustizia del governo. Nel 2010 Mark, che per lungo tempo si è occupato di bande criminali dedite allo spaccio di metanfetamina e di gruppi di supremazia bianca, ha deciso di trasferirsi nella contea di Kaufman per allontanarsi dalla vita caotica e frenetica di Dallas, per lavorare come assistente presso l'ufficio del procuratore distrettuale della contea. In quel momento il procuratore in carica è Michael McLeland. Mark è ben inserito nel suo ambiente di lavoro e nella comunità, va d'accordo con il suo principale e gli altri colleghi ed è apprezzato per il suo carattere equilibrato. Ma evidentemente qualcuno non la pensa allo stesso modo. E quando arriva il 31 gennaio 2013, per Mark arriva la fine dei suoi giorni. Parcheggia l'auto nella East Grove Street e si avvia verso il tribunale che si trova a un isolato di distanza. Una breve passeggiata che si interrompe quando nell'aria esplodono 5 colpi di arma da fuoco, poi alcuni secondi di silenzio e infine altri 3 colpi. Gli agenti che arrivano sul posto trovano Mark riverso sull'asfalto, mentre alcune persone cercano di prestargli soccorso. Ma non c'è niente da fare. Mark è morto. Aveva 57 anni. Sembra impossibile pensare che un uomo possa essere stato fucilato in pieno giorno, mentre andava al lavoro, in una piccola contea. Le indagini partono immediatamente e si conta soprattutto sui testimoni. Un individuo vestito di nero è stato visto approcciarsi a Mark e, dopo aver sparato, si è allontanato in fretta ed è salito su un'auto bianca, a 4 porte, dalla parte del passeggero. Il veicolo è quindi sparito a gran velocità. Quindi c'è un omicida e c'è un complice, colui che guidava la macchina. Un altro testimone dice che, seppur non abbia assistito alla scena, ha sentito chiaramente Mark che diceva «No, no, mi dispiace!» e poi gli spari. A chi stava chiedendo scusa Mark? Che i responsabili siano membri delle bande criminali e razziste alle quali ha pestato i piedi per anni mentre lavorava a Dallas? Michael McLeland, il procuratore in carica e grande amico di Mark, è profondamente addolorato e furioso allo stesso tempo. Intende fare di tutto pur di prendere i colpevoli e assicurarli alla giustizia. Altri membri delle forze dell'ordine del Texas arrivano nella contea, inclusa l'FBI. La promessa è che chiunque abbia ucciso Mark verrà stanato in poco tempo. Si comincia a spulciare la lista di tutti i criminali che Mark ha perseguito durante i 3 anni che ha lavorato nella contea. Nessun caso inerente a reati per violenza, omicidio o collegato a bande criminali. Si torna allora indietro nel tempo, quando lavorava a Dallas, e lì le cose sono decisamente diverse. Nella grande città, Mark ha contribuito a far condannare una vagonata di delinquenti della peggior specie, alcuni dei quali sono usciti di galera proprio nel 2013. Di gente ce n'è che avrebbe avuto voglia di eliminarlo. Ma passano 4 settimane senza che si arrivi a chiudere il caso in un lampo come sperato. Sul sito della contea, nella sezione dedicata alle segnalazioni anonime sui vari casi, una persona descrive la conversazione udita in un bar tra 2 individui riguardo l'omicidio di Mark. Secondo l'anonimo, i 2 sembravano saperne fin troppo.
non essendo possibile parlare direttamente con questo testimone per avere magari una descrizione dei sospettati, la cosa finisce lì. Ci si focalizza sui membri del cartello messicano oppure della fratellanza ariana che, come abbiamo detto, Mark ha infastidito non poco. 3 mesi prima della sua morte ne aveva fatti incarcerare un gran numero. Soggetti senza scrupoli, per i quali non sarebbe stato un problema, anche dietro le sbarre, comunicare con l'esterno e commissionare un omicidio. Le cose si acquietano, almeno per un po'. Il 30 marzo 2013, alcuni amici di Michael McLellan arrivano a casa del procuratore per una cena, ma nessuno viene ad aprire. A dire la verità, è tutto il giorno che Michael e la moglie Cynthia non rispondono a chiamate e messaggi. Si decide di avvisare la polizia e di forzare la porta. Porta che, per inciso, è chiusa, senza segni di scasso, ma non bloccata con un paio di giri di chiave, come si era ormai abituato a fare Michael dopo l'omicidio di Mark. Nell'ingresso ci sono dei bossoli di proiettile. I corpi di Cynthia e Michael sono sul pavimento del salotto, entrambi colpiti a morte da alcuni proiettili. Un'altra esecuzione, proprio come nel caso di Mark. Qualcuno sta sistematicamente eliminando le figure chiave dell'ufficio del procuratore distrettuale. Prima l'assistente, Mark, e adesso il procuratore in persona, Michael, assieme alla moglie, vittima collaterale. Il collegamento adesso è certo. Tutte le figure di spicco della contea di Kaufman si sentono in pericolo. Chi sarà il prossimo? Le videocamere di sorveglianza di casa McLellan mostrano un uomo che entra nell'abitazione e registrano il suono di 20 colpi di arma da fuoco nel giro di 2 minuti. Il sito della contea dedicato alle segnalazioni anonime registra un altro messaggio inquietante. Adesso abbiamo la vostra completa attenzione. La risposta della polizia è affermativa, al che l'anonimo risponde con un'informazione mai diffusa al pubblico. Il calibro della pistola con la quale è stato ucciso Mark Hesse. L'anonimo continua ordinando che uno dei giudici del tribunale della contea dia le dimissioni entro la fine della settimana, altrimenti ci sarà un'altra morte. Chi è che dà sempre una mano alla polizia in molti dei casi che abbiamo studiato? Esatto, le videocamere di sorveglianza. Un'auto a 4 porte, bianca, è stata inquadrata mentre si aggirava nei pressi dell'abitazione di Michael e Cynthia la mattina in cui sono stati uccisi. Sembra lo stesso veicolo descritto dal testimone il giorno dell'omicidio di Mark. Incrociando questo dato con i nomi sulla lista dei sospettati, si arriva a Eric Williams. Eric è anche apparso davanti alle telecamere quando un giornalista gli ha fatto una serie di domande sugli omicidi e sul fatto che la polizia abbia puntato gli occhi su di lui. Non sembra molto preoccupato. È stato interrogato brevemente, ma la cosa non ha avuto alcun seguito. Fino al 18 aprile 2013, quando Eric Williams e sua moglie Kim vengono arrestati per gli omicidi di Michael e Mark. Il movente è presto spiegato. Eric Williams è un ex avvocato e giudice di pace della contea di Kaufman. Un anno prima degli omicidi, mentre era in carica da appena 6 mesi, è stato accusato di aver rubato 3 monitor di computer. Malgrado si sia trattato di un reato tutto sommato di poca importanza, l'accusa è diventata una pesante condanna che dopo un patteggiamento è sfociata in un periodo di libertà vigilata. Cosa gravissima per lui, il suo nome è stato depennato dall'albo degli avvocati. Nessuna possibilità di far carriera e di diventare procuratore un giorno, come aveva sempre sognato. Ha perso tutto per 3 monitor. E chi ha contribuito a farlo condannare? Mark Hesse e Michael McLellan, che in tribunale lo hanno definito nient'altro che un ladro. Il cerchio si chiude. Come possiamo immaginare, Eric è letteralmente impazzito. Malgrado si sia arrangiato improvvisandosi venditore di armi, il rancore è rimasto ed è cresciuto fino a sfociare nel diabolico piano di eliminare chi lo aveva rovinato. Venditore di armi? Interessante, dicono i detective che si occupano dei delitti della contea. Vediamo un po' cosa c'è a casa di Eric. Ottenuto il mandato di perquisizione, si procede ad analizzare tutte le parti di armi da fuoco presenti nell'abitazione.
Un paio appartengono all'arma usata per uccidere Mark e Michael. C'è inoltre la ricevuta per l'acquisto della famosa macchina bianca a quattro porte, comprata con un nome falso. Nella cronologia del suo computer appaiono i nomi di coloro che stanno indagando sulla morte di Mark e Michael. Eric stava stilando una nuova lista di persone da far sparire? Probabile. Altra prova: in casa si trova un foglietto con lo username anonimo usato sul sito per le segnalazioni. E infine si scopre un magazzino affittato da Mark negli ultimi tempi. All'interno si trova l'auto bianca, uniformi della polizia, un giubbotto antiproiettile, distintivi, armi e munizioni a volontà e del napalm artigianale. Ciliegina sulla torta, alcuni filmati vedono uscire l'auto bianca dal magazzino la mattina in cui McClelland sono stati uccisi e rientrare subito dopo. L'accusa è di omicidio capitale. Potrebbe in pratica rischiare la pena di morte. Con lui viene accusata anche la moglie Kim come complice. Lei è stata l'autista e il palo in entrambe le occasioni. Nel dicembre 2013 comincia il processo solo per la morte di Cynthia McClelland. Se ne attende l'esito per vedere se sarà necessario processarlo anche per l'omicidio di Michael e Mark. La difesa punta tutto sull'assenza dell'arma del delitto. Solo alcune parti sono risultate compatibili con i bossoli trovati sulla scena del crimine, ma non c'è l'intera arma. Niente da fare, come difesa non regge alla luce di tutte le altre prove. La giuria non ha dubbi, lo giudica colpevole e lo condanna a morire tramite iniezione letale. Dato il tipo di sentenza, non sono previsti ulteriori procedimenti penali per l'assassinio di Michael e Mark. Kim viene condannata a 40 anni di carcere. Eric aveva dichiarato guerra all'intera contea di Kaufman. E chissà quante altre persone avrebbe ucciso prima di utilizzare persino il napalm fatto in casa per ridurre in cenere l'intera zona. Attualmente è in carcere e sta ancora aspettando che venga fissata la data della sua esecuzione. Tre persone morte, sua moglie in carcere e lui stesso condannato a vedersi giustiziato dal Texas. Sicuramente non il finale apocalittico e soddisfacente che aveva immaginato, tra proiettili che volano e il fuoco che divora tutto. La vendetta non porta mai a cose buone. Alexandre Dumas padre lo sapeva bene quando ha scritto: «L'odio è cieco, la collera assurda, e colui che vi mesce la vendetta corre pericolo di bere una bevanda amara». E questa era la storia che ho voluto raccontarvi oggi. Come sempre, grazie di cuore per aver guardato questo video. Alla prossima!